grande Bruno Mancini della sua TV. Questa sera è un evento importantissimo con due grandi personaggi che tra poco presenterò, però permettetemi prima di salutare qualcuno che immagino è una delle fondatrici, insomma, Marina De Carlo, che in ospedale, anzi in convalescenza, è ormai uscita dall'ospedale per un'operazione che ha avuto, quindi il nostro saluto, altrimenti sarebbe stata qui, però ci sta vedendo grazie ai grandi mezzi di Bruno Mancini che praticamente filma e manda in tutto il mondo, possiamo dire, che abbiamo nella TV di Bruno Mancini, questo vulcanico personaggio che l'isola di Ischia ha l'onore di averlo come cittadino, di aver creato qualcosa nell'arte, l'arte intendo tutto, concerne l'arte, la poesia, la canzone, il teatro, la fotografia, insomma tutto, tutto, tutto quello che raccoglie l'arte e che ha saputo creare in questi pochi anni una tribù di migliaia di persone, tant'è che si basta vedere su Facebook, sui social, quanti mi piace ci sono, quante persone sono iscritte, quante persone partecipano anche da lontano, grazie ai mezzi, siamo nel 2015, non c'è importante più la presenza, ma basta anche un mini tablet o un telefonino, uno smartphone per potersi collegare con i tanti eventi che Bruno Mancini sta facendo da tanta sera. Ha creato un'altra grande associazione, quella della Vida, da Ischia all'Arte, e quindi praticamente sempre come simbolo dell'isola di Ischia che è a cuore di Bruno Mancini e che poi stasera, da qui a poco, i nostri due ospiti che dopo presenterò, appunto, terranno degli spunti e delle infatti, appunto sulla nostra isola che ha avuto come testimonianza dei illustri personaggi del passato, parlo di tanti anni fa. Dicevo quindi Marina De Carlo, il nostro saluto, come va? Saluto, non si può fare a meno, ogni volta lo facciamo, non è presente neanche lei perché sta dall'altra parte dell'isola, cioè non dell'isola, dell'Italia, cioè sta al nord, è Roberta Panizza che insieme a Bruno Mancini ha fondato appunto questa, che io tanti nomi che si usano per questa associazione, io dico la tribù di Bruno Mancini, perché veramente una tribù senso positivo, dove ci sono tanti artisti. Forse ecco, mi sono dimenticato di dire anche lo spettacolo, perché qua ci abbiamo una grande testimonianza con il Dragon, il famoso Di Costanzo, che ci ha, oltre a leggere poesie, perché anche lui è un scrittore, però fa anche spettacoli, eventi di carattere, come possiamo chiamarli, fuguisti? Sportivo-culturale. Sportivo-culturale. Tra l'altro c'è stato il primo a fare la telecronaca di una partita di un incontro tra chi ci porti a Barano, la piazza di Barano, non se ne parla tanto. E quindi voglio dire, effettivamente Bruno Mancini ha allargato i suoi orizzonti. Ora ha creato quest'altra associazione che ha stravinto già grande successo e che credo il successo più importante sarà giugno con l'Expo, presente all'Expo di Milano, con due grossi eventi, una prima giugno, se non vado errato, 5 giugno, dove appunto saranno presenti come Lila appunto lì all'Expo di Milano, che è sicuramente l'attrazione più grande che la nostra nazione ha in questo anno 2015, che dovrebbe, diciamo, darci anche una promozione turistica all'isola di Ischia grazie alla nostra presenza. E poi una seconda volta con un camper, molto onorato di questo è stato l'assessore alla cultura del Comune di Milano, che ha voluto fortemente chiamare Bruno Mancini, con questo camper si leggerà, leggerà appunto delle poesie in tutta Milano, in tutte le zone di Milano, quindi in questo caso si girerà il portale dell'arte, perché io ho detto spesso, io sono stato prestato questa voluta da Bruno Mancini, faccio giornalista più programmi sportivi, appunto parlavo di Costanzo, il maestro Di Costanzo
degli incontri di Cibogi, e sono stato invitato appunto a occuparmi un po' dell'ufficio stampa, insomma un po' delle presentazioni. Lui giustamente mi chiama questo nome, no giustamente, impropriamente mi dà questo termine anfitrione Vincenzo Solanzi. Poi il resto lo faranno i nostri ospiti, quindi non vi chiederò molto. Però volevo dire appunto l'importanza di questa associazione che sta veramente raggiungendo dei successi enormi, dove ogni giorno si scrivono sempre da tutte le parti del mondo. Io che ho l'onore di partecipare alla pagina profilo di Facebook appunto, anche se negli ultimi tempi questo social si sta un po' comportando non bene con il nostro Bruno Mancini, diceva appunto che arrivano ogni giorno delle notifiche di posti di gente che si vuole iscrivere alle nostre isole. Dicevo appunto quindi ringraziamento anche a Roberta Panizza, e poi dopo quello, diciamo, l'evento di questa sera, che non vi sto dicendo ancora perché appunto volevo dare un po' di suspense e poi lasciare la parola ai nostri ospiti, ci sarà anche una sorpresa, un video di un saluto e poi leggerà anche una poesia, un paio di poesie di un noto personaggio della musica e anche scrittore italiano. Non volevo farvi il nome, però lo faccio, Don Bachi, che ha voluto, non è potuto essere presente, ovviamente sarà quanto prima Ischia in una nostra manifestazione, nel nostro evento, però ha voluto dare questo saluto tramite video, e in questo video ci saranno anche saluti di altri personaggi notissimi, con i nostri studi ospiti che sono qui presenti, che fanno parte dei soci fondatori della Dina. Parlo di Antonio Mancarini, parlo di Paradiso, parlo maestro, proprio la chitarra volante, soprannominato, c'è Maria Luisa Neri, la grande violinista che insegna violino e violoncello, ha partecipato a tante manifestazioni di appunto di arte lirica, e mi sembra che come saluti abbiamo quasi finito, e quindi posso più o meno questi sono, e comunque vedete poi nel video tutti quelli che hanno dato un messaggio sotto tutti gli interventi. E noi invece la manifestazione di oggi, che è un evento importantissimo, io ho avuto l'onore di averlo ospite telefonico all'inizio proprio quando si creava, si stava creando la TV, l'ex magistrato che aveva raggiunto il massimo degli incarichi nella magistratura, poi ovviamente ha lasciato, e l'avvocato, che la sua passione non siano queste, ma invece scrive bellissime poesie, è uno scrittore, giornalista anche, e fatto diverse cose soprattutto sull'isola di Ischia, e quindi fra poco leggeremo uno campano prestato però a Milano, sta nella capitale del nord, però insomma il suo cuore batte a sud. Quello che appunto tengo questa sera, il famoso Bandaria, che è dell'isola, oppure chi non è dell'isola conosce questo bar internazionale che è a Forio, centro di Forio, dove sono passati tanti e tanti di quei grandi nomi, quando noi non eravamo nati ancora, come Tomar Capote, che poi uno dei personaggi parleremo appunto questa sera, ma tanti e tanti altri poeti, scrittori che andavano a prendersi il caffè, ma soprattutto andavano a prendere ispirazione per le loro poesie, per i loro scritti, per i loro racconti, proprio nel bar che è diventato il bar storico, quello del bar internazionale di Maria, chi ha conosciuto Maria, anche lei è un personaggio notissimo, non so se l'ha conosciuta o non l'ha conosciuta, comunque è un personaggio veramente conosciutissimo. E tutto quello che è fatto con Bar Maria, il Bello di Cuore, ecco, finalmente abbiamo conosciuto il primo nome, sarebbe l'avvocato che ha fianco a me, maestro scrittore, giornalista, ex magistrato,
e verrà ricavato da un altro personaggio molto importante. Lui cognome tradisce un po' origine francese. Maltese è un nome di un altro grande, diciamo, del passato, cioè il Torrione che ha dedicato proprio delle mostre alla Maltese, e Ila Maltese, che è una docente universitaria, parte di comunicazione, sono dato anche dell'ambiente, insomma, nonostante che sia giovanissima, giovane età, però ha già tante esperienze di insegnamento, sa anche di gravare molto bene, quindi sentiremo lei integrare le cose di apertura, e presenterà lui stesso la sua opera, e quindi io vi ringrazio per essere presenti e vi do un ascolto, non prima di fare, perché lui non lo vuole, ma io direi un minimo applauso a Bruno Mancini, perché un personaggio che per portarlo a Telesca a farci un'intervista ha dovuto penare, volevo forse andare meglio, purtroppo tu sei il protagonista e tu devi essere intervistato, quindi infatti Telesca poi dà un ampio spazio, come anche i media locali, siamo in attesa, dovrebbero arrivare anche alcuni giornalisti. Comunque, al di là di tutto, io passo la parola Alberto Liguori, che è a fianco.